La vera ricchezza. Ecco, è arrivato il momento di alcune letture degne proprio di una nota molto pratica e concreta. Non dovrebbero capitare a settembre, dovrebbe capitare in avvento, ecco, nel periodo di Natale, in Quaresima, nel periodo di Pasqua, dove c'è un po' più di gente, dove si può fare un discorso ben preciso. Dal Vangelo che pone la scelta fondamentale dell'idolatria della ricchezza oppure della ricerca di Dio, ci vogliamo inserire proprio con la prima lettura, Amos, in cui si fa una denuncia chiara e schietta al povero che tu frodi, al debole a cui tu rubi. Diminuisci l'efa, cioè l'unità di misura del grano, e aumenta il ciclo, o meglio il costo di mercato, per trarne beneficio, che il Signore ti ripaghi con una giusta punizione. È la ricerca proprio di quell'umanità che chiede a Dio: fammi tu da giudice, perché sei la giustizia vera, pura. Se fin dall'antichità l'uomo aveva una tale affezione per la ricchezza e quindi il potere, tanto più adesso in cui lo studio di certi meccanismi economici crea ancora di più un divario, un gap tra ricchi e poveri, per cui direttamente nel leggere il testo del Vangelo abbiamo dei raffronti molto precisi. E siccome domenica scorsa abbiamo parlato di una sorta di incapacità dell'uomo di andare oltre la giustizia, oltre il suo egoismo, qui invece si fa il discorso della onnipotenza della ricchezza e del denaro e della povertà della logica dell'amore. Così che anche Timoteo afferma come l'umanità, fatta di re anche di potenti, quasi si riesce a convertire pregando Dio e chiedendo la luce della verità. Qua mi viene da giocare dei termini che però non posso proprio esporre in questo video. YouTube mi bannerebbe e anche i social come Facebook e Instagram sicuramente porrebbero qualche divieto o mi cancellerebbero questo video, ma non posso non far menzione di certe strutture mentali, di quelle viscere che proprio bramano il potere, che non hanno alcuna considerazione del dolore, della povertà umana. E per un Paolo che pensa all'unica ricchezza che è risiedere nella luce, nella verità di Dio, si pongono invece, soprattutto oggi, che abbiamo un sistema di comunicazione, i mass media ci rimbalzano da un capo all'altro tantissime notizie, anche fake news, ma noi poi, forse intelligenti, riusciamo a capire dov'è la verità. Il resto di quella massa, mi permettete, di pecoroni, sa scrivere del più e del meno perché non controlla e si fa abbindolare, ma i ricchi e i potenti gestiscono le masse ignoranti, sfruttano, indeboliscono, annientano. Problema atavico di un'antichità vecchia come il mondo, vecchia come l'uomo. E allora, se siamo tutti d'accordo a seguire Dio, per quale motivo ci creiamo degli idoli che fanno capo o alla superbia dell'uomo e quindi al suo potere, oppure ad una ricchezza che, sì, sembra farci diventare onnipotenti, ma che in realtà poi dobbiamo lasciare qui. L'abbiamo detto per chi è veramente grande, l'abbiamo detto per chi era veramente maestro, e lo diciamo tuttora: la ricchezza vera sta nel ricordo di chi lascia un'eredità carica d'amore. Come ha fatto Cristo su quella croce, così fanno tutti quegli uomini che concedono e condividono la propria saggezza,
sull'esempio di chi riesce addirittura a trasferire e moltiplicare la bontà, la solidarietà, la fraternità. Ma al mondo senza Dio e senza valori è preferibile sempre la ricchezza. Tutti con la bocca dalla parte di Dio, ma poi sotto sotto Mammona la vince. Ragioniamo bene su chi vogliamo essere, su cosa vogliamo dare alle nuove generazioni. E ricordate che la luce ci farà sempre vedere dove è la vera ricchezza. E come sempre, buona domenica!